Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Gai e in questo video parliamo di tutti i libri che devo ancora leggere. Perché sono in questa posizione strana? Beh, perché tutti i libri che voglio leggere sono nella mia libreria e quindi questo sarà tipo un mini bookshelf tour in cui vi mostro i libri che stanno là, che dovrei leggere e che ancora non ho letto. Infatti nella parte superiore tengo tutti i libri che ho letto e nella parte in basso, quindi da qua in giù, tutti i libri che voglio leggere. A gennaio, tra l'altro, ho fatto questo buon proposito di non comprare nessun libro nuovo. Ho solo scambiato qualche libro, li ho voluti ricevere comunque dalle case editrici, però non ne ho comprato nessuno. E questa cosa vorrei che durasse fino a marzo. Lo scopo è quello di smaltire un po' di più i libri che ci sono lì. Quindi adesso ve li mostro e tra l'altro sto per partire per la montagna, quindi scelgo anche quelli da portarmi via. In questo video, inquadrature un po' strane, i libri che sicuramente mi porterò in montagna per stare circa una settimana sono Ragazza, donna, altro, che stiamo leggendo con il gruppo di lettura Pagine Femministe, il terzo volume della saga di Nevernight, che voglio assolutamente finire di leggere, sono all'inizio, proprio all'inizio, però questo è un libro che so già che divorerò in poco tempo, in pochi giorni, e poi sto leggendo anche Libertà finanziaria, che è un saggio e che ho quasi finito di leggere. Anche qua vorrei portarmi via altri saggi perché in questo periodo sono in pausa dalle lezioni, quindi posso approfittare della mia mente un po' più libera dai vari pensieri universitari per leggere saggistica. Ovviamente sarò via 7 giorni, però mi porterò via tipo 15 libri perché ho sempre paura di rimanere senza cose da leggere, ditemi se anche per voi è la stessa cosa, e spero di immergermi proprio completamente nella lettura. In più voglio essere sicura che se ho voglia di leggere qualcosa ho portato un libro del genere via. Quindi iniziamo con tutti i libri che devo ancora leggere. Iniziamo da qua in cima, dove c'è Le città invisibili di Italo Calvino. Qua ci sono tutti i super coralli che voglio ancora leggere. Quindi Le città invisibili di Italo Calvino, che non porterò via perché ho letto in questo periodo tantissimi libri di Italo Calvino e volevo un attimo variare e leggere altri libri. Poi abbiamo questo, che sinceramente non so neanche perché sia qui, perché non so neanche la trama, però mi interessava leggere qualcosa di quest'autrice. Poi ho anche questo libro della Murro, Troppa felicità, e anche qua non so di che cosa parli, però mi interessava molto leggere qualcosa di quest'autrice. Saramago, Oggetto quasi. Poi Bassani, Il giardino dei finzi contini, 1Q84, che mi avevate proposto per fare un reading vlog e sinceramente sono ancora in dubbio se farlo o no. Cioè vorrei portarmi dietro in montagna qualcosa per fare un reading vlog, ma non so che libro e non so se 1Q84 o La città dei vivi, che erano anche i libri che avevate proposto per lo scorso reading vlog. Devo decidere sinceramente, perché questo è molto impegnativo, lo so. Poi non so se riuscirò a leggerlo in una settimana. Vediamo. Comunque c'è anche La strada di McCarthy, Nel guscio di McEwan e Cecil Beach, che non so come si pronuncia. Questo sicuramente è uno di quei libri che voglio leggere tantissimo e non so se portarmelo via o no. Qua, che ansia. No, ne ho tantissimi da leggere. Vabbè, no, non lo porto via questo. Questi non li porto via, anche perché Super Coralli me li leggo a casa, così non rovino neanche la copertina. Poi Le otto montagne di Cognetti, Kiru di Michela Murgia, Almarina di Parrella, di Valeria Parrella. Questo è un libro super chiacchierato che è stato un po' in vetta su Instagram nell'estate dell'anno scorso. È un libro che ho iniziato anche a leggere, ho letto una pagina, ma proprio non mi stava piacendo, quindi l'ho messo un attimo da parte e non so se lo riprenderò mai. È che ne hanno parlato talmente tanto che poi uno ovviamente si convince a leggerlo, però allo stesso tempo non so se lo voglio leggere davvero, non so se mi capite. Poi Quella cosa intorno al collo, poi di Chimamanda, e è uno dei libri che mi è stato regalato tempo fa e ancora non l'ho letto. Anche L'arte della gioia mi è stato regalato e lo voglio leggere, però devo trovare il tempo, cioè qua troppi libri, troppo poco tempo. Comunque io vado veloce perché appunto sono libri che ancora non ho letto, è giusto per fare tipo un punto della situazione. La città dei vivi. Ah, tra l'altro io proprio disordinata in questo video. Alla fine del video vi mostro anche tipo dei nuovi arrivi, che sono i libri che mi hanno mandato le case editrici che ho scambiato, che devo trovare il modo di far stare qua dentro, che come vedete non c'è più spazio. La città dei vivi, che sinceramente io me lo voglio portare via. Io questo forse voglio farci un reading vlog. Dai, lo metto da parte per portarmelo via, così faccio anche un po' di spazio. I piccoli maestri, questo libro lo voglio assolutamente leggere, ma anche Lamento di Portnoy vorrei leggere, solamente che ho appena finito Pastorella americana, quindi magari metto in pausa Philip Roth per il momento. Alberto Moravia, Indifferenti, 20.000 leghe sotto i mari e I viaggi di Gulliver, questi due libri li ho qua tipo da
una vita e non ho mai non li ho mai approcciati. Donne d'Algeri, breve storia della filosofia, questo è un saggio e questo ad esempio è un saggio che mi potrebbe interessare portarmi via. Non so. Ok, lo metto da parte un attimo e magari poi alla fine mi riguardo tutti quelli che ho tirato fuori. Poi, vabbè, questo è un libro di poesie scritto da mio padre che in realtà non è mai stato pubblicato, cioè l'ha pubblicato tipo per noi. Tra l'altro ci sono anche delle poesie su di me dentro, solo una. In realtà, infatti ci sono rimasta un po' male, però vabbè, meglio di niente. Poi questo qua di Iperborea, non so perché neanche perché qua, ogni tanto prendo dei libri da casa e li metto qua e dico vabbè, vedremo. Ecco, un altro libro che vorrei leggere è Non morire, premio Pulitzer 2020, saggistica. Questo è un libro essenziale, c'è scritto dietro, eh. Oddio, c'è anche un commento di Sally Rooney. Dai, anche questo me lo metto tra i libri che forse voglio portare via. Poi, andiamo avanti al prossimo scaffale. Io intanto sposto proprio così, in movimento, cioè non mi interessa la professionalità, cos'è? Allora, Le signore in nero. Questa è l'America. Sì, questo me lo porto via. Questo da una vita che lo voglio leggere e spero proprio di leggerlo tantissimo. Leggerlo tantissimo. E sì, lo metto fuori. Poi, Gli anni della leggerezza. Allora, questa è una saga e ho deciso che leggerò sempre una saga alla volta. Cioè, adesso sto finendo di leggere la saga di Nevernight e appena avrò finito quella inizierò un'altra. Non so se questa o la saga dell'amica geniale. Comunque, in ogni caso, inizierò una saga alla volta e la porterò avanti nel tempo per non leggere un libro dopo l'altro, perché leggere un libro dopo l'altro poi risulta anche a un certo punto noioso, no? Non variare mai la storia, leggere sempre la stessa cosa, almeno per me. Poi, Eredità, anche questo lo voglio leggere. Questo, Sulle ossa dei morti, di Olga, non so pronunciarlo. Lei ha vinto il Nobel per la letteratura nel 2018 e questo libro mi ispira. Il mio ragazzo ha letto l'altro, I vagabondi, e ha detto che è molto particolare, quindi cioè, mi interessa molto, mi intriga. Poi abbiamo Jonathan Bazzi con Febbre, questo è stato candidato al premio Strega l'anno scorso e l'ho trovato in casa, me la sono messa qui. Ora voglio leggere troppe cose, non so. Seta Baricco, anche qua l'ho preso in scambio per provare a capire com'è. Cioccolata colazione, bellissimo questa edizione vintage. Rebecca la prima moglie, ecco forse questo è un libro che mi vorrei portare dietro. È che i romanzi ne ho già presi, cioè romanzi ne ho già. Preferivo magari dei libri un po' più piccoli e saggistica. Qua ho spostato tutti i libri sul femminismo perché erano in una sezione a parte, di cui ho fatto anche tra l'altro un bookshelf tour, però ho voluto mettere qui quelli che ancora non ho letto per averli a disposizione quando vado a scegliere un libro nuovo, perché sennò in quella parte là della libreria non andavo mai a guardare e quindi finivo per leggere sempre altro. Quindi, allora, questo ad esempio me lo vorrei portare via perché è uno di quei libri che si legge in un giorno. Tra l'altro mi piacerebbe anche fare un reading vlog, leggo 7 libri in 7 giorni, anche perché è passato un anno dal mio primo video, il mio primo video su YouTube qui era leggo 10 libri in 10 giorni e mi era piaciuta molto come esperienza e volevo riproporla in versione un po' più light, quindi 7 libri in 7 giorni e mi piaceva leggere questi libretti un po' più corti, saggi, brevi e quindi non so se portarmelo dietro e leggerlo in montagna oppure fare questa cosa, perché se faccio in montagna... Questo video è praticamente il mio flusso di coscienza e io che cerco di capire cosa fare della mia vita, sinceramente non so. Questo è uno di quei libri che vorrei proprio portare, quindi intanto me lo metto da parte. Questo è in inglese, per il momento non leggo in inglese, per il momento nel senso in questi giorni non voglio leggere in inglese. Anche questo è uno di quelli che voglio leggere. Poi Una stanza tutta per sé. Questo libro lo vorrei iniziare, lo vorrei leggere, però allo stesso tempo tipo... Forse lo vogliamo leggere anche col gruppo di lettura, quindi è sempre lì lì che non so se lo devo leggere prima o lo devo leggere col gruppo di lettura. Ah, vabbè, comunque me lo porto via. Cioè, vediamo adesso. Poi Una donna, Sibilla Aleramo. Noi che ci vogliamo così bene. Le donne non invecchiano mai. Obiezione respinta. Una donna spezzata, Simone de Beauvoir. Ne ho alcuni di Simone de Beauvoir. L'ambiguo malanno. Il cervello delle donne, sono sempre più indietro. Ci vogliono le palle per essere donna, perché non sono femminista, il sesso inutile, il potere alle donne e questi li ho letti in realtà. Ok, ho abbassato un po' la visuale. Qui forse c'è ancora qualcosa che potrei prendere, però in realtà sto guardando anche i libri che ho già preso e ne ho sul femminismo da leggere, anche perché ho comunque Ragazza donna altro anche se è molto romanzato, quindi ci sta. Passiamo qui a questo...
ripiano qua. Oddio, qua iniziano a accumularsi i libri sopra perché non so più dove metterli. Ne ho presi alcuni, tra l'altro, dalla libreria che ho in casa sugli americani. Questo l'ho scambiato, Domenico Starnone scherzetto. Tra l'altro adesso ho tutti i libri di Domenico Starnone tipo in versione diversa e forse vorrei trovare tipo una coerenza. Questo l'ho preso in scambio e me l'avete consigliato. Sono sovraesposta. Cosa succede? Che luce c'è? Me l'avete consigliato in tanti, lo voglio leggere, però mi sa che non in questi giorni. Poi ho preso anche Revolutionary Road, questo l'ho preso dalla libreria di casa. A sangue freddo di Truman Capote, e mi piaceva l'idea di leggere diversi romanzi true crime e farne un video. Quindi, come ho fatto 10 libri sulla Seconda Guerra Mondiale, mi piaceva l'idea di fare 10 libri true crime, quindi L'avversario di Carrer, La città dei vivi, questo, e fare quindi un video del genere, solamente che, come avete visto, ci si mette mesi, quindi bisogna organizzarsi per tempo, leggere i libri, però mi piacerebbe tanto farlo, infatti l'ho preso. Poi ho trovato anche La ragazza con l'orecchino di perla, che è un libro super conosciuto e che mi attira da parecchio. Non sapevo neanche di averlo in casa, quindi quando l'ho visto ho detto mio. Ho fatto shopping nella libreria di casa. Ho deciso di non comprare libri per 3 mesi. In realtà non sta risultando per me una cosa così difficile, perché appunto ho comunque tanto da leggere, quindi non la vedo come una privazione. Però comunque allo stesso tempo mi rendo conto che comprare libri nell'ultimo periodo era diventato per me un impulso istintivo, per cui dicevo no, lo devo avere assolutamente. Quindi ho dovuto comunque dire dei no in questi mesi, ma farò sicuramente un video a parte su che cosa ho imparato a non comprare più libri. In ogni caso non è che mi manchi da leggere. Qui abbiamo, vabbè, Il giardino segreto, delle graphic novel che non porto via, semplicemente perché per leggere una graphic novel posso stare a casa senza portarmela via, anche perché di solito ci metto talmente poco che, cioè, portarmi via un libro così in valigia già per metterci 2 ore a leggerlo mi risulta un po' impegnativo. Poi questo qua, La canzone dell'eterno rimpianto, questo mi ispira molto anche Underworld e anche Le intermittenze della morte, Una donna in bilico, La ragazza interrotta, la versione di Barney, Flatlandia, La marcia di Radetzky. Sono tutti libri che vorrei portare e che ho già dei romanzi da leggere, quindi non so, troppe cose. Pomodori verdi fritti, Memorie di una geisha, Cambiare l'acqua e i fiori. Ho fatto un sogno in cui leggevo Cambiare l'acqua ai fiori e ho sognato che mi piaceva tantissimo. Ora non so se a voi capita mai di sognare che fate qualcosa e svegliarvi con la voglia di farla. Io ho sognato che leggevo questo libro, non so perché, e che mi piaceva tantissimo. E quindi adesso sono molto attratta dal volerlo leggere, cioè ho proprio voglia di leggerlo. E mi è successo anche una volta che ho sognato che facevo un puzzle e non facevo puzzle da anni, mi sono svegliata, ho detto no, io devo andare a comprare un puzzle. Ho comprato un puzzle tipo da 1500 pezzi, l'ho fatto in 2 ore, perché avevo proprio voglia. E questo ho sognato la stessa cosa, quindi mi attira molto. Poi vabbè, La vita bugiarda degli adulti, L'amica geniale, di cui ho solo il primo volume per adesso, anche perché devo ancora leggerlo. Quel che ora sappiamo, quasi tutti questi tra l'altro sono scambi, quindi insomma sono stata molto brava. Il cacciatore di aquiloni e Intelligenza emotiva. Questo, ecco, è il libro che io tipo mi vorrei portare via. Va di leggerlo ora, quindi me lo metto qua. Poi, Possiamo salvare il mondo prima di cena. Ecco, questo libro l'ho comprato di impulso, è uno di quei libri che se tornassi indietro non comprerei. L'ho proprio comprato di impulso, ho iniziato a leggere le prime 2 pagine e non mi stava piacendo. Quindi non so se lo leggerò mai e non so se sia il caso tipo di scambiarlo, cose così. Comunque adesso tanto vedo come vanno questi giorni e poi deciderò. Ci spostiamo ancora, questi li rimetto qui così, un po' a caso. Questo posso anche metterlo qua. Dai. Un po' di ordine. Ok, passiamo qui, devo leggere i primi 2 volumi del Trono di Spade e anche magari successivi. Questi libri in realtà li ho presi proprio perché sono belli, non so se li leggerò mai, però sì, prima o poi mi immergerò nel Trono di Spade. Devo solo trovare il momento giusto in cui ho voglia di una saga, ho voglia di una cosa lunga, ecco, però comunque li leggerò prima o poi. Poi qua sono dei racconti, non me li porto via semplicemente perché è un mattone e questo non è proprio comodo per i viaggi. È bello in libreria ed è uno di quei libri di cui si legge un racconto ogni tanto, non si legge secondo me dall'inizio alla fine. L'eleganza del riccio, ecco, questo libro mi è stato imprestato e io continuo a rimandarlo, tra l'altro la persona che me l'ha imprestato probabilmente prima o poi lo vorrà indietro, però allo stesso tempo non so se mi piacerà. Cioè è uno di quei libri che so già che probabilmente non mi piacerà, quindi lo lascio stare.
Poi ho recuperato recentemente Mattatoio numero 5, sempre dalla libreria di casa, l'ha già letto mio padre, e anche Le correzioni di Franzen, che è già stato letto da mio padre, e La famiglia ed altri animali, anche in questo caso è un libro che è già stato letto. E sono tutti e tre libri che voglio leggere assolutamente, questo più di tutti forse, però non so se in questi giorni. Con i romanzi faccio fatica perché ho proprio voglia di leggere saggistica in questi giorni, quindi... vediamo. Un'altra cosa che mi attira molto è questo. Vabbè, questi sono tutti classici, e, tipo Cime tempestose, però non so se voglio leggere Cime tempestose in questa edizione. Quindi mi sto un attimo trattenendo, vedo magari quando potrò ricominciare a comprare libri, di comprare un'edizione un po' più aggiornata, con una traduzione migliore, insomma. Ecco. Le notti di Salem invece l'ho preso in scambio e lo vorrei tantissimo leggere, questo forse me lo porto via, perché comunque in montagna leggere una cosa un po' spaventosa, non so, è che ho davvero tanto da leggere, una pila immensa, vediamo. Intanto lo lascio qua, dai. Poi, Avviso ai naviganti e Distanza avvicinata di questa autrice che non so pronunciare, Annie Proulx. E anche qui sono dei libri che mi sono stati consigliati che voglio leggere, però non trovo mai il tempo. Poi, Follia, anche questo forse me lo voglio portare via, però vediamo. Comunque, La milleduesima notte, La valle oscura, questo Grossman, Vita e destino, l'ho messo qua perché so che lo leggerai, Lenia Zodiaco, nei prossimi mesi, e quindi me lo sono messo qua e vediamo se anch'io riesco a stare dietro a questo gruppo di lettura. Non è finita qua perché abbiamo anche questo ripiano in fondo e lo mostrerò così molto velocemente. Questi sono tutti libri più brevi, un po' più vintage, diciamo, mentre di qua ho semplicemente tipo il libro per la patente, alcuni libri per l'università, i miei diari piccoli, i miei calzini bianchi, ci siamo. Allora, I fratelli Karamazov, ecco, questo tipo lo vorrei leggere, però anche qua secondo me i classici sono da rivedere perché le mie edizioni sono vecchissime e secondo me sono un po' datate. Anche La montagna incantata ha la stessa storia. Poi questo, Di cosa parliamo quando parliamo d'amore, dovrebbero essere dei racconti sull'amore e mi ispirano un sacco. Poi Sissi e La regina del sud, anche questi sono tipo quello che vorrei leggere in questo momento, quindi dei libri saggi, storia. Poi ho qua sotto La banalità del male e Sulla violenza di Hannah Arendt, Vita di Pi, Dostoevsky, Il sosia, Quel che resta del giorno, Io robot, Il dottor Jekyll, Padri e figli, poi qui L'Amleto di Shakespeare, Camus, La peste, Bellamy, Educazione sentimentale, Il velo dipinto, Il deserto dei tartari, Fiesta di Hemingway. Poi alcuni qua sempre piccolini, tra cui questi che sono dei racconti. Altri libertini, Anna Banti, Artemisia, Un amore di Buzzati, Siddhartha di Hermann Hesse. Ecco, tipo, se dovessi fare una cosa, 7 libri in 7 giorni, tipo, leggerei sicuramente Siddhartha di Hermann Hesse, che è uno di quei libri che ho sempre rimandato, però è molto breve e che secondo me, cioè, mi leggo in una giornata. Poi, anche qua, 100 anni di solitudine, Rovelli, Bernard, Camminare, questo mi è stato consigliato, Il gatto che è in noi, Il processo di Kafka, Il racconto del borgo di Gabriella Lapasini, che è la mia prozia, e I dolori del giovane Werther. Questo libro qua, io, vabbè, non riesco a prenderlo, nonostante sia piccolissimo, è uno di quei libri che io non riesco ad affrontare. Cioè, ogni volta che lo inizio, smetto subito. Forse questo potrei leggerlo anche in un giorno, comunque. Circondata dai libri che devo leggere, vi mostro anche quelli che sono i libri che ho ricevuto in questi giorni, che ho mostrato già su Instagram ma non qua su YouTube, e che devono andare in qualche modo ad infilarsi nella mia libreria. Allora, gentilmente offerto da Big Sur, ho ricevuto questo libro, Esercizi di fiducia, che è un libro di cui vi ho parlato nel video sulle uscite più attese del 2021. Ha vinto il National Book Award ed è un libro che dovrebbe raccontare una storia d'amore da più punti di vista, quindi la relatività del mondo, della visione del mondo, cose che piacciono a me, e ovviamente lo voglio leggere tantissimo.
Poi Swing Low, gentilmente offerto da Marcos y Marcos, che è il libro della stessa autrice che ha scritto anche Donne che parlano e dovrebbe parlare di malattia mentale. Questo mi sa che me lo porto via, perché questo mi attira tantissimo. Poi ho La mucca viola di Seth Godin, che è un libro sul marketing. L'ho trovato in scambio, è un po' rovinato, però allo stesso tempo non penso che l'avrei mai comprato, perché è uno di quei libri appunto che un po' secondo me ha fatto il suo tempo, un po' datato. Poi ho ricevuto anche da Alice Editore, insieme anche a Libertà Finanziaria che vi ho mostrato prima, che sto leggendo, questo, che non so se si pronuncia Ethereal o Ethereal, e qui dubbi esistenziali, e poi Ti guardo coi tuoi occhi. Hanno anche una bellissima pagina Instagram dove appunto pubblicano poesie scritte in giro, tipo sui post-it, sui muri, cose che a me piacciono un po' perché sono un po' romanticona alla fine, un po' dentro tipo, e voglio proprio capire che genere di libri sono, perché mi incuriosiscono tantissimo. Hanno delle copertine secondo me bellissime, cioè proprio anche i colori sono wow, e voglio capire se sono dei libri interessanti o no, cioè avete capito. E non so se portarmene via tipo uno, magari questo più breve. Voglio portarmi via troppi libri. Comunque lo metto qua. Questo, cioè, vorrei troppe cose. Poi ho anche ricevuto in scambio questa graphic novel di Zero Calcare. L'ho scambiata con la graphic novel Le ragazze nello studio Munari, che proprio non mi era piaciuta, e quindi ho fatto benissimo a trovare un'altra graphic novel in scambio, anche perché appunto così posso leggerne un'altra. Le graphic novel costano sempre molto, però molto bene poterle scambiare, così appunto si riesce un po' a ottimizzare il costo. E quindi questi erano i libri che ho ricevuto. Ora, io ci penso un attimo ai libri che voglio portare via e mi sa che ve li mostro dopo. Quindi, sì, ci penso un attimo e alla fine vi faccio vedere che cosa porterò in montagna. Ok, ho fatto la cernita finale e ho deciso di portare via questi libri qua, molti di quelli che ho detto porterò sicuramente via, poi in realtà li ho rimessi nello scaffale. Quindi questi tre che sto leggendo, considerando che comunque per leggere questo ci metterò ancora qualche giorno. Questo col gruppo di lettura devo leggere poche pagine in realtà, una centinaio di pagine, ma sono abbastanza veloce, è molto scorrevole. Ti guardo coi tuoi occhi, lo porto anche Swing Low, Questa è l'America, il saggio che porterò anche Non morire, e La città dei vivi, per cui vorrei fare un reading vlog. Forse lo inizierò, leggerò solo la prima parte lì in montagna, poi in realtà darò forse la precedenza a questi, non lo so. Tra l'altro partirò questa sera, quindi devo anche capire se tipo magari riesco a finire questo entro stasera, cioè devo capire un po' di cose, se mi viene voglia il matto di prendere qualcos'altro o cambiare, insomma non è una lista proprio definitiva, però comunque ho fatto la cernita finale. Dunque, ci salutiamo qua, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Mi raccomando, seguitemi su Instagram se volete un po' di aggiornamenti più veloci, più rapidi su che cosa faccio, che cosa leggo, eccetera eccetera. Noi ci vediamo al prossimo video in ogni caso, quindi ciao!